Pace di Cristo. Amen. Ringraziato sia il Signore con la sua benevolenza che ancora una volta ci riunisce in questo luogo, allora, per la sua gloria. Noi siamo qui per fare, come dice la Bibbia, fate ogni cosa alla gloria del Signore. Alleluia. Finale, una maggior conoscenza, perché è consigliata dalla parola di Dio che bisogniamo conoscere e meditare notte e giorno sulla parola, ma lo scopo finale resta sempre quello, alla gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Grazie a Dio per questo. Quindi iniziamo un nuovo studio questa sera, sono alcune lezioni. Il titolo principale è Crisi profetiche, ma il titolo della lezione numero uno di questa sera è L'ultima crisi apostolica. Ebbene, voglio fare un piccolo discorso introduttivo. Uno dei temi trattati in questi anni è stato Cristo per un mondo in crisi. E su questo tema si basano gli studi di questo espositore. Le crisi a cui facciamo riferimento non sono solo guerre e conflitti mondiali o domestici, ma si tratta delle crisi teologiche interne ed esterne che la Chiesa ha dovuto affrontare nel corso dei secoli. Quelle più difficili sono state interne, causate dal diavolo, dal mondo e dalla carne. In questa lezione parleremo dei sette messaggi e le crisi apocalittiche, le quali possono ben rappresentare sette periodi, così come sette tipi di credenti o situazioni nelle quali la Chiesa si è trovata nel corso dei secoli. Efeso significa desiderata, Smirne significa amara, Pergamo compromessa, Tiatira significa occulta, Sardi significa coloro che scapparono, Filadelfia, amore fraterno, e Laodicea significa la volontà del popolo. Il versetto base iniziale che voglio leggervi è Apocalisse 3:20, che lo leggo subito. Alleluia, il Signore sia lodato. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Amen. Sia ringraziato il Signore per questa brillante parola che veramente ci illumina, e noi siamo grati al Signore. Alleluia. Quando lui dice, non è che sta imponendo, dice, io sto alla porta e busso, vuol dire come si comporta come un gentiluomo, non è che sfonda la porta, batte la porta. E busso delicatamente, se qualcuno mi apre, io entro e ceno con lui, e l'altro cena con me. Se no, niente, busserò un'altra porta, perché poi la si può dire anche in questo mondo. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Quindi vediamo un po' sette crisi. Ad ognuna delle chiese dell'Asia Minore, ad eccezione della chiesa di Filadelfia, il Signore inviò una lettera di riprensione. Ricordatevi, presentandosi a loro con diversi titoli divini, secondo il carattere e la personalità della Chiesa o del problema. A tutte loro il Signore ha parlato al cuore, dicendo, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Alleluia. La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio, ma voglio che questa scrittura la legga. E quindi siamo su Apocalisse 10:17, Apocalisse, Romani 10:17, legge questa. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E l'altra scrittura era quella di Apocalisse 3:22, ma questa era già inclusa nel versetto base, quindi lo lasciamo stare. Allora, Giuseppe, legge Apocalisse 3:14-22. Amen. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo, così, perché sei tiepido e non sei freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Perché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità,
e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. A chi invece concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Vedete, ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, non c'è ciò che un uomo, un'istituzione. Ed è, il Signore parla al cuore delle persone ed è col suo Spirito che vuol farci arrivare la sua parola, affinché noi agiamo secondo il suo Spirito, secondo la conoscenza e la volontà di Dio, secondo la conoscenza che ci dà. Grazie a Dio, questa è veramente una scrittura molto, ma molto forte. All'angelo della chiesa di Laodicea scrive queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele, verace, il principio della creazione di Dio. Ma gloria a Dio, solo il Signore può fregiarsi di titoli di questo principio. Dio solo, l'Eterno, l'Altissimo, sia ringraziato il Signore, perché Lui conosce veramente le nostre opere. Possiamo dire Amen? Amen. Dio conosce le nostre opere. E poi dice, proprio in modo specifico a questa chiesa di cui abbiamo letto, amate il Signore, diciamo che so che sei né freddo né caldo, o fossi tu un freddo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Non l'ha ancora fatto, sto per farlo. Quindi, come dire, dà l'opportunità a chi è in queste condizioni di essere acceso. Beh, il Signore ha sempre l'opportunità, e sia ringraziato il Signore per la sua benevolenza, la sua bontà e per la sua benignità. Amen. Alleluia. E non vi rileggo di nuovo i versetti, ma se qualcuno vuole dare un commento a questa scrittura così brillante, può farlo liberamente. Quando ci dice di vestire le veste bianche, non ci sta dicendo prendete delle lenzuola bianche, non è questo il punto. Ma dobbiamo essere santi come si è il nostro santo, santi nel parlare, nel vestire, ma soprattutto nel nostro interiore, perché all'esteriore prima o poi siamo esattamente quello che siamo all'interiore. Si può essere ipocriti, non si deve essere ipocriti, ma si può essere e apparire in modo diverso. Ma questa ipocrisia non durerà per sempre, prima o poi sarà smascherata. Il Signore lo metterà alla luce. Sicuramente, questo è il punto. Alleluia. Amen. E quindi abbiamo visto questa scrittura. Purtroppo essere tiepide è un rischio che corriamo un po' tutti. Tutti. Amen. È un rischio che corriamo un po' tutti, perché a volte pensiamo di essere a posto. Sei a posto. Perché veniamo in chiesa, tra virgolette. Invece non è così. No. Venire in chiesa solo per mettere un po' la coscienza a posto non serve a niente. Si deve essere proprio venire con quella bramosia ed essere accesi, ma già a casa cercare il Signore. A volte ci facciamo prendere da delle situazioni. Sì. C'è molta pressione attorno alla chiesa. Molte volte sono tutte aggiunte certe cose e viene meno anche nella preghiera. Sì, però il Signore si deprime un po' a capire quello che succede. Però quando noi cominciamo a pensare Giobbe, cominciamo a pensare altri personaggi bibliche, che hanno sofferto tanto. Ma non come noi, sorella, sì, in modo esponenziale. Purtroppo non lo dimentichiamo. È insopportabile, direi, che ce l'hanno fatta perché il Signore ha dato loro la forza. Ma ha dato anche una grande fede a questo. No, è bello il versetto 19 che dice: io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Quindi lui ci dà la possibilità ogni giorno di. Anche perché la nostra sofferenza è limitata. Può durare anche anni, ma comunque è limitata alla nostra vita. Poi inizia la vita eterna. In un periodo iniziale siamo in una fase, come dire, di riposo, ma c'è un giorno quando il Signore verrà, che poi noi sappiamo come si dice la scrittura, che noi i morti in Cristo risusciteranno primieramente, noi viventi saremo tramutati, non basta, non conteremo dell'aria. Da quel momento siamo in gloria col Signore. Dovremmo pensare più spesso a questo.
Sì. Viverne di più di queste se cose. Se pensiamo questo, magari le difficoltà si affrontano facilmente. È tutto quello che hanno sofferto. Se pensiamo alla gloria che ci aspetta. La gloria che ci aspetta è qualcosa che io non ho parole per spiegarla. Se non li ha avuti Paolo, non li ho neanche. Ma perché ci dimentichiamo del traguardo? Perché se noi avessimo davanti gli occhi, no, o nella nostra mente, il nostro cuore, ogni volta al mattino ci alziamo, ok, io devo arrivare al traguardo. E che a volte io parlo per me, io pure parlo di me, quando parlo di me. Pastore, c'è una versione che stavo confrontando le varie versioni, che è un linguaggio, diciamo, più comune, più moderno, chiamiamolo così. Dice: io rimprovero e castigo tutti quelli che amo, perciò devo punirvi, a meno che non rinunciate alla vostra indifferenza e riconquistiate entusiasmo per il Signore. Wow. Amen. Questo l'entusiasmo, questa è l'entusiasmo del primo amore, come dice ritorni al primo amore. Molto interessante questa. Sono dei simbroli del Signore fa. Questo lo vediamo nella chiesa successiva, c'è la chiesa di Efeso, che voglio dirvi qualche cosa. E sono nella Marisa, legge Apocalisse 2.1. Apocalisse 2.1. Amen, il Signore sia lodato. Amen. All'angelo della chiesa in Efeso scrivi queste cose, dici colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Sono primo. No, solo questo qua. Questo è alla chiesa di Efeso. Qua dice queste cose, dice. Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. E l'abbiamo letto questo in Apocalisse. Con queste parole non è il pastore né il maestro ad insegnare, ma è lo Spirito Santo. Ecco quando legge la Bibbia date luogo allo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio investiga ogni cosa, conosce la necessità di ogni chiesa e parla con le parole che le corrispondono. Dio, vedete qual è la motivazione, invita questa chiesa, cioè quella di Efeso, abbiamo visto buone tutte le chiese di uomini in crisi, Dio quindi invita questa chiesa a pentirsi, a tornare al primo amore, a vincere e a mangiare dell'albero della vita per la sua restaurazione. Se qualche chiesa locale o singolo credente si trova in questa situazione, viene chiamato a rispondere a questo invito. Che poi il Signore dice qual è lo scopo del suo rimprovero. Dice: sei venuto meno il tuo primo amore. Questo amore deve essere crescente, non decrescente. Sempre certo, perché vedete cosa dice? Dio invita questa chiesa, è alla chiesa di Efeso, ma se siamo noi in queste condizioni dobbiamo ravvederci. Perché se noi stiamo leggendo le crisi che hanno avuto le altre chiese, chissà se magari la parola è vivente, quindi non sia anche noi, è per il nostro Signore. Invita questa chiesa a pentirsi, non è che dice: oh, io ti distruggo, non è questo il tuo, non è venuto il Signore per distruggere, lo dice Gesù Cristo, ma per salvare ciò che era per ferire, e di pentirsi, di tornare al primo amore, a vincere e a mangiare dell'albero della vita, e per che cosa? Per la sua restaurazione. Grazie a Dio, alleluia. Ora, se qualche chiesa locale o singolo credente si trova in questa situazione, viene chiamato a rispondere a questo invito. Dobbiamo dire: Signore, grazie per l'invito, mi voglio rivedere, io voglio con tuo aiuto essere diverso da prima, comunque voglio che quel che faccio sia nella tua volontà, quindi guidato da te. Questo è di fondamentale importanza. E qui abbiamo visto la chiesa di Efeso, ora c'è la chiesa di Smirne, Apocalisse 2.8, che è la sorella Nenzi. Leggi. Amen. E l'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo che morì e tornò in vita. Cioè non uno qualsiasi. Il primo e l'ultimo è Dio, amati alla grazia. È questo. Ora è chiaro che quando dice che morì e tornò in vita, Dio non può morire. Ma è venuto a spiegare ogni volta questa cosa. Mm-hmm. Penso che sia chiara, certo. Che il corpo di Gesù Cristo, che è morto, certo, è risuscitato. Il Padre
perché ne hai abbandonato, lo ha detto Gesù Cristo. Se lo spirito croce, rimaneva nel corpo, non poteva certo, morire. Non è che diciamo sempre le stesse cose. Benedetto Dio del cielo e della terra. E vediamo che a questa Chiesa viene detto di credere, di rimanere fermi e fedeli fino alla morte. Chissà se qualcuno ha qualche idea, dice: io ho fatto un tratto nella mia vita col Signore, ho mai più che sufficiente. Me l'ha detto una volta uno, ci sono 20 anni che sono in fede, e ormai non c'è più bisogno di pregare, non c'è più bisogno di andare in chiesa. Quando il diavolo riesce a introdurre una filosofia di questo tipo, ha già nelle mani quell'anima. Questo è quello del cimitero di Casarte, benedetto il Signore nostro Gesù Cristo. E Dio promette a coloro che vincono che non saranno colpiti dalla seconda morte. Vedete di che cosa si tratta, amato Signore? Quando parliamo della morte secondo, della seconda morte, parliamo di una separazione eterna con Dio. L'anima in ogni caso non morirà mai, l'anima è eterna. Quindi quando parla della morte seconda significa un distacco eterno da Dio. E quando ci si distacca eternamente da Dio non c'è più gioia, non c'è più pace, non ci sono sofferenze, è morto, spiritualmente morto, ma non distrutto, perché dice il verme loro, come dice la scrittura testualmente, soffrirà nei secoli dei secoli. Non è che dura un secolo, mille secoli e poi finisce la cosa, è per sempre. Quindi veramente cerchiamo al Signore di essere veramente puri. Allora, se una chiesa o un credente, che il riferimento non è che necessariamente a una chiesa, ma anche un credente della chiesa, sta attraversando questa crisi, convidi in colui che è morto ed anche risorto. Che Gesù Cristo cosa disse? Io depongo la mia vita e io stesso gliela ripiglierò. Quindi una confidenza in lui. Hai la certezza assoluta che ti può risolvere il problema, perché lui è la risurrezione e la vita. Gloria al nostro Signore Gesù Cristo. E poi cosa dice la Bibbia? Io so che il mio Redentore vive. Quindi se vive, gloria a Dio, sappiamo che vive, non c'è problema per noi che non possa essere risolto. Quindi non c'è bisogno di vivere nell'amarezza, rimaniamo fermi in Cristo. Ora, se qualche fratello o sorella sono nell'amarezza, dobbiamo fare di tutto, con la preghiera intanto, ma anche incoraggiandolo con le nostre parole, ad abbandonare questa amarezza, che è brutto per loro e per quello che gli stanno intorno. E questo a turno può capitare a tutti. C'è da vedere quanto dura, se dura un minuto, un'ora, un giorno, una settimana, un mese, e questo è il punto. E quindi abbiamo visto quello che concerne la crisi alla chiesa di Smirne. Ora vediamo quello di Pergamo, e c'è una scrittura che leggerà la sorella Asia, Apocalisse 2, 12, 13. Vedo che Asia è già pronta. Leggi. Alla chiesa di Pergamo scrivo: queste cose dice colui che ha la spada affilata di Osanni. Io conosco dove tu abiti, cioè là, dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure ai giorni di Antipa. Il mio fedele testimone fu ucciso tra voi, là dove Satana abita. Gloria a Dio. E quindi questo viene indirizzato alla chiesa di Pergamo. Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Non buzza. Traduco buzza, per chi poi su web sarebbe non tagliente, benedetto Signore, gloria a Dio nel luogo altissimo, alleluia, affilata addirittura tutti e due i tagli. Stai vivendo in luoghi sbagliati. Quando si vive in luoghi sbagliati, a volte dobbiamo chiederci: vado in quel luogo, che possa essere una discoteca o qualsiasi cosa, ma il Signore andrebbe in quel luogo? Poniamocela questa domanda. Dice no, e allora non ci dobbiamo andare neanche noi, gloria al Signore. Quindi stai vivendo in luoghi sbagliati, ritieni il mio nome e la mia fede, ma segui una dottrina estranea, ravvediti, vinci, io ti darò la manna e una pietra bianca con sopra scritto un nome nuovo che solo tu conoscerai. Se stai attraversando questa crisi, questa è la via d'uscita per la tua
situazioni. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Grazie a Dio che anche alla Chiesa di Pergamo il Signore ha qualche cosa da dire. A volte mi chiedo, Signore, se hai qualche cosa da dire a noi come la Chiesa La Rocca di Marsala, dilla. Amen. Perché le tue parole sono spirito e vita. Alleluia. Il Signore, se ci dice qualcosa per migliorarci, perché ci ama, noi ne siamo grati. Vogliamo dire, Signore, rende sensibile il nostro udito affinché possiamo comprendere la tua volontà. Benedetto il Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Adesso c'è Francesco che leggerà Apocalisse 2,18. Sei pronto, Francesco? Sì. Questa è relativa alla chiesa di Tiatira o Tiatira, come dir si voglia. L'angelo della chiesa di Tiatiri scrive queste cose, dice: il figlio di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Amen. Amen. Queste cose dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come una fiamma di fuoco e i piedi sono simili a bronzo lucente. Gloria a Dio. Ma vai a tradurre queste cose. E dice questo: tu hai amore, fede e opere di servizio, pazienza, e so che stai procredendo, quindi la chiesa è quella di Tiatira, ma tolleri una falsa dottrina e ricorda che il libertinaggio non è libertà. Stai attento, altrimenti io darò a ciascuno secondo le sue opere. Ai fedeli di Tiatira viene detto di perseverare e di stare allerta nei confronti di Satana. E anche noi dobbiamo stare allerte nei confronti di Satana. A coloro che vincono, Cristo darà l'autorità in momenti di crisi e la stella del mattino. Ma questa è veramente, veramente forte. Dice: guardate cosa dice benedetto questa chiesa. Tu hai amore, e questa è una cosa meravigliosa. Fede, opere di servizio, gloria a Dio, è un elogio questo. Pazienza, e so che stai procredendo addirittura, amate il Signore. Ma quello che non va, guardate che cos'è. Ma tolleri una falsa dottrina e ricorda che il libertinaggio non è libertà, ma è schiavitù. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Quando la gente pensa di essere liberi, noi possiamo fare quello che vogliamo, ma se metti in pratica tutte queste cose, la pazienza, l'amore, la fede, la crescita, tutto quello però che si vuole, e si porta avanti la dottrina sbagliata, si va a finire all'inferno, quella persona e quella che gli stanno intorno. Ecco perché quando è stato detto: ma sì, fratello, questo lo dice il fratello l'apostolo Paolo, ma sì, questo lo dice un po' nelle lettere. Quando io sento questo ragionamento dico: questo è lontano da Dio. Perché quando la Bibbia parla in questo modo, è lo Spirito Santo che parla, per Paolo, Pietro, Giovanni, Matteo, Isaia, Mosè, eccetera, eccetera, con il Signore. Dobbiamo stare attenti, molto attenti a queste cose. Alleluia. Benedetto Dio del cielo e della terra. Ora vediamo Apocalisse 3.1, che è questo, ce l'ha Michele, questa scrittura. Leggi, Michele. E all'angelo della chiesa in Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, che tu hai il nome di vivere, ma sei morto. Ma sei morto? Gloria a Dio. Queste cose dice colui che ha sette spiriti di Dio e le sette stelle. Hai la reputazione di vivere, osservate, ma sei morto. Gloria a Dio. Ora, che significa questo? Hai la reputazione di vivere, cioè apparentemente tu sei migliore degli altri, ma visto che il Signore guarda l'anima e il cuore, ma io ti dico invece che tu sei morto. Non è l'apparenza, l'apparenza è ingannevole, per dire. Questo lo dice alla chiesa di Sardi. Sii vigilante, osservate quali sono i consigli. Rafforzati, ricordati di ciò che hai ricevuto ed ascoltato, conservalo, altrimenti io te lo richiederò, cioè quelle cose che ti ho dato te le tolgo via, le do a qualcun altro. Coloro che sono fedeli non macchiano il proprio abito e camminano insieme a Cristo. Coloro che vincono saranno rivestiti di un abito bianco ed io non cancellerò il loro nome dal libro della vita. Qual è la nostra posizione in merito a questo, amati nel Signore nostro Gesù Cristo?
Io a volte dico, voglio mettere in discussione la mia fede, quello che il Signore mi dà di conoscere, perché se c'è qualche altra cosa che io devo sapere, voglio saperla. Amen. Perché il popolo perisce in mancanza di conoscenza, ma vero è anche che perisce quantunque sa tutte le cose. Perché dice, tu hai la reputazione di Eliseo, ma poi sei morto. Allora non è questo. Se conosciamo tutta la Bibbia a memoria e non la mettiamo in pratica, o questa non è atta a cambiare la nostra vita, allora non siamo a posto, come ha detto Dio del cielo e della terra. Hai la reputazione di vivere, ma sei morto. E vediamo che la Bibbia ci consiglia di essere vigilanti, rafforzati, e ricordati di ciò che hai ricevuto ed ascoltato. Conservalo, altrimenti io te lo richiederò, cioè io ti tolgo quello che ti ho dato. Coloro che sono fedeli non macchiano il proprio abito e camminano insieme a Cristo. Coloro che vincono saranno rivestiti di un abito bianco ed io non cancellerò. Questa potrebbe apparire una cosa secondaria. No. Cioè uno dà per scontato, una volta che il nome è scritto non si può più cancellare. Il Signore ha facoltà di poterlo fare, amate del Signore. Ma io questo volevo però dire prima. Con queste condizioni, se invece sei stato attento a queste cose, io non, ti prometto che non poso la gomma e non cancellerò questo nome, il nuovo nome del libro della vita. Qual è quindi la nostra posizione in merito a questo? Cosa vuoi dire, sorella? Volevo dire che io penso che se ci devo dire sempre al Signore, Signore salva, quello che ho 30 anni che si mi ha già chiesto. Sì. Non è sbagliato pensare e pregare per la nostra salvezza. No, Signore salvami, Signore salvaci. Sì. Sì. Signore interviene. Posso chiedere di tutto. E la preghiera che fa Davide è molto saggia, quando dice Signore investigami, cioè guarda il mio cuore, perché può darsi che a me sfugge questa cosa, ma ai tuoi occhi perché non no. Sfugge. Se c'è qualcosa che non fa, eliminala, o mettimi nelle condizioni di eliminarla, insomma, perché il problema è quello. È quello che quando non si fa la volontà di Dio, ma se facciamo la volontà di Dio, anche se siamo poveri, anche se ci capitano mille cose che a noi sembrano che il Signore ci aveva abbandonato, dice Signore, io non ti abbandono. Amen. Perché tutto questo è come quando l'oro viene passato per il fuoco. Non è che è una cosa bella passare per il fuoco, però ogni volta che passa nel fornello diventa sempre più pulito. Migliore. E aumentano i carati e le scorie vengono deposte, eliminate. E questo è il punto, amate del Signore. Adesso c'è Apocalisse 3:7 che legge Giovanna. Questo è relativo alla chiesa di Filadelfia. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrive: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, devo ancora continuare? No, solo il versetto 7. Che poi io lo leggo più o meno con un modo. Quindi alla chiesa di Filadelfia, queste cose dice il Santo. Guardate, il Dio nostro è santo. Amen, alleluia. Non ci sono macchie. È assolutamente santo. Amen. E poi il verace, assolutamente verace, benedetto il Signore. Colui che ha le chiavi di Davide, che apre e nessuno chiude. Non c'è verso, se il Signore apre, non c'è che il diavolo dice adesso ci penso io, ti nascosto un problema. Oppure dice anche che chiude e nessuno apre. Se il Signore chiude la porta, se noi abbiamo attraversiamo la porta della salvezza e il Signore l'ha chiusa, siamo a posto. Amen. Perché non c'è pericolo che il diavolo ci abbia inseguiti, ma trova la porta chiusa, la sfonda per raggiungerci comunque, non ci raggiungerà più. È finita, siamo al sicuro col Signore. Questa chiesa differisce dalle altre per la sua fedeltà al Signore. In questi versi si parla del carattere santo e verace del Signore Gesù Cristo e della chiave di Davide, la quale è la lode e l'adorazione nel tabernacolo restaurato. Questa è la chiave di Davide. Con la lode si aprono le porte del cielo, amate nel Signore, alleluia, ossia in spirito e verità. Un credente che vive in santità ed in verità, onestà, lealtà, amabilità ed integrità, deve soltanto usufruire della porta aperta posta davanti a lui e godere delle benedizioni dell'unico e supremo Dio, Gesù Cristo. Dio promette a questi vincitori di divenire una colonna nella sua chiesa. Immaginate, amati nella grazia,
non ne usciranno mai ed il loro nome sarà scritto su di esse. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questo è scritto in Apocalisse 3,13 e questo è il vero Dio e la vita eterna. Figlioletti, guardatevi dagli idoli, sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo. E Apocalisse 3,13, la legge della sorella Marisa. Amen. Perché dice, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Soltanto questo dice. Ma stai dicendo niente. Ma io l'orecchio, l'orecchio. Meglio leggerla 2 o 3 volte così la memorizziamo. Allora, chi ha orecchio, ascolta. Chi ha orecchi, ascolta. Ciò che lo Spirito dice. E sai cosa dice un proverbio popolare? Dice, non c'è sordo più sordo di colui che non vuol sentire. Quindi qua più o meno in termini più raffinati si sta dicendo che può darsi che ognuno ascolta, che però non ascolta ciò che lo Spirito dice, ma dice chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, perché se non lo ascolta finisce lì il discorso, Madre della Grazia, cioè restiamo nella carnalità, perché la spiritualità viene dall'udire ciò che lo Spirito dice. Dice Paolo, dice lo Spirito, dice alla Chiesa. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Primo Giovanni 5:20-21, questo lo legge il fratello Peppe. Amen. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, nel suo Figlio, Gesù Cristo. Alleluia. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Amen. Guardate, ah no, quello è un altro verso. Gloria a Dio. Guardatevi dagli idoli. Scusa, era Giovanni? Primo Giovanni. Quindi chi è il vero Dio e la vita eterna? Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Alleluia. Dobbiamo dirlo ai 4:20. Alleluia. Gloria al nostro Signore Gesù Cristo. So che Lui ci sta guardando in questo momento. Gloria a te. Un amore, Gesù. Veramente. Il Signore ci ama di un amore che non possiamo descriverlo. L'amore di Cristo si vede sulla croce. Perché nessuno arriverebbe a morire per della gente cattiva. Perché lui non è morto per il benestante. Forse anche per quella buona, fai fatica. No, siccome è scritturale, lo cito quella scrittura che è biblico, che qualcuno ardirebbe morire per delle persone da bene, per dei benefattori, come dire, ha fatto tanto bene, adesso è lui in difficoltà, muoio io al posto suo. Ma il Signore è morto proprio per i peccatori. E siccome non ce n'è neanche uno buono, c'è solo Dio. È morto per tutti. E non c'è niente, non c'è verso. È morto anche per quelli che pensano di essere buoni. Amen. Però la Bibbia dice che i sani non hanno bisogno di medico. Ma ci sono veramente questi sani? Questa gente che crede di essere sana. E questo è l'inganno. Pensa di essere a posto. La religiosità, una volta al mese, all'anno, a Natale, Pasqua in chiesa, già mettere la coscienza a tacere. Quello è narcotizzare la coscienza. Non mettere a tacere, e provo a dire non ti interessa, l'importante è che tieni in chiesa quella giornata, benedetto il Signore. E questo è relativo a quello che abbiamo visto alla chiesa di Filadelfia, gloria al Signore. Adesso vediamo alla chiesa di Laodicea, c'è una scrittura Apocalisse 3:14 che leggerà la sorella Nancy. E l'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Alleluia, alleluia. Quindi chiesa di Laodicea. Cristo dichiara una crisi che da lei era ignorata. Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Abbiamo già letto, benedetto il Signore. Sia innalzato il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vediamo un po' l'ultima crisi della Chiesa. La crisi della Chiesa dell'Odicea consisteva nell'essere tiepida, ossia né fredda né calda, cosa che provoca nausea al Signore. Se volete dare, io la dico in altro modo, volete dare un volto a stomaco a Dio, è quella la condizione giusta, né freddi né fervente. Allora qual è la nostra preghiera? Signore, dacci il fuoco dello Spirito Santo. Amen. In modo costante, non mezz'ora, un quarto d'ora, in modo costante, notte e giorno, è la misura che possiamo sopportare. Come sapete, noi non possiamo vedere tutta la gloria di Dio restare in vita. Magari abbiamo questo desiderio, però
Noi sappiamo che anche Mosè aveva questo desiderio, ma il Signore dice: non puoi vedere tutta la mia gloria, una parte, mi ha dato quello che è consentito per restare in vita, perché noi vogliamo vedere la gloria di Dio ma restare in vita con il Signore Gesù Cristo. Questa Chiesa si trovava nella condizione di pensare, credere ed agire come se avesse tutto, quando in realtà non possedeva niente. Dio le dice di comprare da lui oro. L'oro, sapete cos'è? È la sana dottrina. Questo è l'oro. Vesti bianchi, cioè santità, e collirio per ungere gli occhi, cioè visione e proposito di Dio. Egli la riprende e la castiga perché la ama e le chiede di pentirsi ed essere zelante rispetto, cura e amore verso le cose di Dio. Alleluia. Continuando, Dio è alla porta di ogni anima e di ogni chiesa e sta chiamando al ravvedimento, poiché se egli entra ci saranno nuovi voti, confessioni e il risveglio. Quindi la differenza la fa sempre la presenza del Signore. Alleluia. La mancanza di questi tre elementi sono la rovina di molte persone e di molte chiese. Stiamo vivendo negli ultimi giorni, la Chiesa attraverserà molte difficoltà, stiamo attenti fratelli, non ci scoraggiamo, attraverserà molte difficoltà in mezzo ad un mondo infedele e corrotto. Rinnoviamo i nostri voti per servire il Signore Gesù Cristo come nei giorni del nostro primo amore, ferventi, santi e dediti al servizio di Dio. Questa ultima crisi che la Chiesa sta soffrendo si colloca poco prima del rapimento della Chiesa. E anche questa è una cosa che ci viene un po' nascosta. Sappiate che da un momento all'altro la Chiesa di Cristo sarà rapita, ci sarà un rapimento, benedetto il Signore. Quando Gesù dal monte degli Ulivi scende al cielo, vediamo che cosa dicono gli angeli. Questo Gesù, si rivolgono ai Galilei, ai Giudei, quelli che l'avrebbero aspettato. Questo Gesù che voi avete veduto andare in cielo ritornerà nella stessa maniera. E quindi è promesso. Non dobbiamo perdere di vista il rapimento della Chiesa. Se falliamo quello abbiamo fallito tutto. Il quale questo inizia nel capitolo 4 di Apocalisse. Dopo queste cose, ecco, io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. È scritto in Apocalisse 4:1, e poi Francesco leggerà. Cristo sta per tornare per la sua Chiesa. Leggi, Francesco, questo. Dopo queste cose guardai e vidi una parola aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come un squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Dopo questo c'era una certa rivelazione, ora la conoscenza viene accresciuta, benedetto Signore. E il tema è quello: Cristo sta per tornare nella sua Chiesa. Diciamo in tutte le salse, ma la sostanza resta sempre questo. Quasi tutto il XX secolo è stato di introduzione al periodo della Chiesa di Laodicea. Adesso si trova nel suo apogeo, in quanto la Chiesa sta accusando divisioni, libertinaggio, false dottrine e falsi fratelli, ma più di ogni altra cosa c'è un rimanente grande e fedele che crede nel Signore Gesù Cristo ed attende con costanza la sua venuta. Se vinciamo questa crisi, rimanendo fedeli al Signore, ci sederemo con Lui sul suo trono, e come Lui ha vinto, così anche noi vinceremo. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Sia glorificato il nome del Signore Gesù Cristo. Giovanni 16:33, questo versetto che è già incluso in quello che già vi ho detto, ma vogliamo che Michele lo legga. Giovanni 16:33, puoi leggerlo. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace.
In me, nel mondo, avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quindi nel mondo cosa c'è? Tribolazione. E invece in Cristo c'è pace. Ora, la vita è fatta di scelte, a volte giuste, a volte sbagliate. Scelte che vengono fatte sbagliate perché non conosciamo tutto. Magari pensiamo che è giusta, siamo in buona fede. Ma qui la Bibbia ci avverte che se scegliamo il mondo abbiamo tribolazione, punto. Non c'è da aggiungere nulla su questo. Se scegliamo Cristo abbiamo pace. Quindi anche questo è fatto di scelte, ma il Signore ci avverte che se scegliamo in modo sbagliato siamo in tribolazione, e credo che nessuno ama le tribolazioni. Noi abbiamo la pace di Cristo sia nei nostri cuori. Quindi avviandoci alla conclusione, devo ancora dirvi che l'ultima crisi della Chiesa del Signore è anche l'epoca finale della Chiesa dell'Odicea. Abbiamo parlato della sua crisi, ma parliamo anche della sua possibile restaurazione. Non è perché una chiesa è in crisi non c'è rimedio. Il rimedio è Gesù Cristo. Quando lei obbedisce alla parola di Dio, ogni chiesa ha il suo nome secondo la propria città ed è il proprio significato. Cristo usa i suoi titoli divini per parlare ad ogni chiesa secondo le proprie necessità, attitudini e problemi. Ad ogni chiesa Cristo offre un'opportunità di ravvedimento, dato che la sua venuta è vicina ed egli torna per una chiesa santa che invoca il suo nome santo. Cosa si può aggiungere a questo? Si può aggiungere questo, che il Signore non verrà per una chiesa non santa. Il Signore non verrà per una chiesa che si sta preparando, che sta diventando santa, ma verrà per una chiesa già santa. Quando arriva a quel punto la chiesa, che è santa in quanto lavata, non santa secondo gli uomini, perché oggi succede proprio questo, che uno magari perché ha fatto un'opera buona, anziché dare gloria a Dio, magari quell'uomo ha dato gloria a Dio, ma gli altri non danno gloria a Dio, ha fatto questo, proponiamolo santo, subito è bene fatto santo. Ora non siamo interessati a santi di questo tipo, noi ogni cosa che facciamo vogliamo farla alla gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. E vogliamo essere santi in quanto abbiamo accettato Gesù Cristo quale persona e Salvatore. Lui ci ha lavati col suo sangue e le nostre macchie sono andate via totalmente. Solo col suo sangue di Gesù Cristo è possibile smacchiare e pulire veramente e santificare la nostra anima. Ma questo non basta, tuttavia. A questo si aggiunge lo Spirito Santo. Ecco, fratelli e sorelle, tra il sangue di Gesù Cristo in quanto ci ha lavati e lo Spirito Santo che ci permette di camminare santamente, se camminiamo secondo lo Spirito, dice la Bibbia, noi vivremo, se camminiamo secondo la carne, periremo. Ma abbiamo scelto di camminare secondo lo Spirito. Tutte quelle volte che mettiamo il piede nel modo sbagliato, diciamo: Signore, correggimi, perdonami e fai che possa arrivare alla meta, preso per la mano da te. Sia ringraziato il Signore ancora per lo studio che ci ha concesso quest'oggi, e noi vogliamo lodarlo, magnificarlo, che questo sia per il nostro beneficio, per quanti ci sono intorno e per quanti ascolteranno questo studio. La pace di Cristo sia nei nostri